Ricetta del gamer parte 1. Pasta come se piovesse. Boh, credo possa bastare. Parte 2. In un tagliere, possibilmente appoggiato su una pentola rovente, tagliare a cazzo un po' di scalogno. Peperoncino come se piovesse. In una padella versate olio QB. Accendete il fuoco se no non fate un cazzo. Nel frattempo mettete a soffriggere tutta la merda che avete preparato. Poi nella pentola mettete sale a minchia e poi buttateci la pasta. Se non avete un cazzo da fare, ogni tanto girate sta roba. Quando sta roba ha un colorito decente, gli ficcate un po' di sugo a minchia così. E abbassate il fuoco, porca di quella troia. Poi mentre vi state ussionando le mani, dategli una girata, minchia porca puttana che brutta. Adesso che ha smesso di eruttare, dategli un'altra girata. Se non vi siete già ustionati in mezza mano. Ah, già che ci siete, girate un po' anche la pasta, giusto per... Sai com'è. Se non ve l'ho già detto, ogni tanto girate tutto, se no si incolla e poi bestemmiate. Se siete coglioni come me e vi dimenticate di mettere il timer, ogni tanto la pasta, assaggiatela, brucia. Quando il sugo vi sembra più o meno pronto, spegnetelo perché sennò si brucia, cazzo. Cazzata a parte, assaggiatela prima che diventi una suola di scarpe. Dopo il sesto assaggio, quando la pasta vi sembra che abbia una consistenza mangiabile, spegnete il fuoco. Prendete una fottutissima presina, se no vi bruciate come con l'olio di prima, e scolatela come meglio riuscite. Veramente come meglio riuscite. Prendete tutto, buttatelo in sta cosa qua che avete combinato e più o meno date una girata. Quando la pasta più o meno è tutta dello stesso colore, ribaltatela in un piatto. E se proprio volete, prendete un po' di parmigiano già grattugiato, perché non abbiamo voglia di fare un cazzo, buttatecelo sopra. Quando avete finito, aprite un video qualsiasi di YouTube e buon appetito!